Il Lambrusco consigliato col diretti a Polesine? Andiamo a cercarlo, andiamo a gustarlo, andiamo, insomma, andiamo. Giovanni carissimo, buongiorno, in campagna, in grande forma, bisogna, allora, ti sono venuto a trovare perché passavo di qua, bene, Gonzaga, Lambrusco, vino IGP, due tipi di vino, no? Esatto, il Lambrusco Mantovano, il Lambrusco Mantovano IGP, sì. E uno spumante rosato fatto con il Gruppello Roberti. Praticamente è il famoso Lambrusco della nostra zona. Ecco, volevo sapere com'è andata quest'anno? Quest'anno è andata discretamente, possiamo dire. Le produzioni sono un po' calate rispetto all'anno precedente, che era un po', diciamo, eccezionale, quindi un confronto diretto si vede un minimo di calo, però tutto sommato siamo nella media degli anni precedenti. Il tuo vino è sempre richiesto. Sì, certo, bisogna. Tu sei contento comunque, sì. Perché ricordiamo che hai fatto una scommessa tanti anni fa quando hai voluto buttarti in questa avventura. Esatto, esatto, sì, praticamente abbiamo provato a far conoscere meglio e a proporre al pubblico i nostri vini, che sono, posso dire, che sono tutti di origine biologica, perché questa azienda è condotta con questo regime bio dal 1998, quindi più, certo, di 20 anni, insomma, e questo diciamo che è apprezzato in tutta Italia. Ecco, clima ideale, le tue vigne sono qua meravigliose, ordinate, sempre di altissima qualità. Andiamo a vedere le bottiglie, perché poi mi hai detto una cosa carina, che tu vuoi abbinare il tuo vino all'arte, è vero? Certo. Hai abbinato? No, certo. Andiamo a vedere allora. Andiamo lì nella tua barchessa, qui a Polesine, praticamente tra Gonzaga e Pegoniaga, esatto. Anche se è Pegoniaga, ma comunque siamo anche vicini a Gonzaga. Certo. Con i tuoi vini. Allora, ci sediamo? Certo. Ci accomodiamo? Allora, cos'hai qua di bello? Vediamo un po'. Qui abbiamo uno spumante rosato, fatto con il Gruppello Roberti. Sì. E poi abbiamo il nostro Lambrusco Mantovano IGP, Si fosse fuoco, sì, fatto con un blend di 3 uve diverse, il Salamino, il Gruppello Roberti e l'Ancellotto, e sì. Poi qua c'è il discorso artistico che dicevamo, esatto, prima. Qui grazie alla collaborazione con il comune di San Benedetto abbiamo fatto queste etichette praticamente utili per il discorso del 500 Polirone, visto che a San Benedetto è presente una mostra con l'omaggio a Giulio Romano. Ho capito. L'avete fatto in modo un po' diverso? Cosa ci avete messo? È lo stesso, è solo che viene etichettato giusto per l'occasione. E saranno praticamente presenti nello shop della mostra di San Benedetto. Giovanni, ne premo uno? Certo! Che c'è tanta richiesta della mostra. Sì, sì. Diciamo che fortunatamente è stato rivalutato questo vino, per cui la qualità paga. Ecco qui, come vedi, è il colore di questo Lambrusco. Dove troviamo il tuo Lambrusco? Lo troviamo qui in azienda, sì, oppure lo si trova in qualche ristorante della provincia di Mantova. Sono praticamente i nostri clienti, sono il consumatore finale. Ho capito, ho capito. Quindi tanti ristoratori vengono da te, tanti, sì, clienti privati, insomma. Sì, sì. Diciamo che comunque c'è anche una richiesta anche dall'estero, se non sbaglio. Al momento abbiamo fatto degli incontri con degli importatori stranieri e vedremo cosa ci diranno in futuro, visto che i tempi sono comunque lunghi per sapere l'esito dei nostri. Tu sei un produttore, sì, però non sei un sommelier, ma dai un giudizio al tuo vino. Dai, dimmi te, attenzione. Si sente il profumo del mosto proprio. Confermo. Poi? E poi? Assaggiamo. Ottimo, direi. Direi eccezionale. Giovanni, un brindisi e noi quindi andiamo in cucina a fare col tuo vino delle cose davvero speciali. Ciao. Benissimo. Ciao.